L'assessorato alle pari opportunità del Comune di Pavia, con il contributo della Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia e con il sostegno dello sportello antidiscriminazione del Comune di Pavia, presenta un evento che si intitola Teatro e Sociale, la poetica dell'inclusione. Perché è stato scelto questo titolo? Il teatro è un luogo di grandissima inclusione, è un po' come nella poesia La Livella di Totò, è un luogo dove tutti sono uguali, dove tutti si possono esprimere allo stesso livello. Ed è per questo che con lo sportello antidiscriminazione e con tutte le realtà coinvolte abbiamo voluto organizzare una 2 giorni di performance, di tavola rotonda, di confronto e di dialogo tra la scena e la società civile, perché il panorama pavese del teatro sociale, del teatro terapeutico, delle compagnie integrate è veramente molto vasto e ricco. Ci sono al suo interno moltissime realtà che lavorano da anni sulle periferie, sul disagio psichico e che il Comune, in particolare l'assessorato alle pari opportunità, apprezza enormemente per il loro lavoro. Collaboriamo costantemente con loro su vari fronti e sul fronte della salute mentale portata e esperita a teatro è sicuramente nostro interesse continuare ad averli vicini. Il programma è gestito su 2 giornate, domenica 27 ottobre al Teatro Volta, il nostro gloriosissimo teatro comunale. Avremo alle ore 11 una tavola rotonda con, leggo proprio per non escludere nessuno, Officine Creative, che è un centro di ricerca interdipartimentale dell'Università degli Studi di Pavia, Antigone, Calipso, Fondazione Adolescere, Fondazione Costantino, Teatro delle Chimere ed Esquilibrio Teatro, che si confronteranno proprio su tutte le buone pratiche e i metodi del teatro sociale. Alle ore 13 ci sarà un pranzo offerto dal Comune per stare insieme all'interno del teatro e ricominceremo con delle performance. Alle 15 Tempo che fu di Fondazione Adolescere, alle 17 Siamo tutti la Bella e la Bestia di Fondazione Costantino e Compagnia dell'Aglio e alle 19 Far finta di essere sani a cura di Teatro delle Chimere e Compagnia di Teatro Integrato Nuvole a Zonzo. Mercoledì 30 ottobre, secondo appuntamento, saremo invece al Teatro Fraschini con alle 18 La Bellezza Resta Circus di Antigone e Associazione Pavese Parkinsoniani ODV, altra realtà compresa nella poetica dell'inclusione, e alle 19.30 Le Follie del Barone Lamberto a cura di Calipso. Tutte queste iniziative, come dicevo all'inizio, sono finanziate e patrocinate dal Comune e da Fondazione della Comunità della Provincia di Pavia, che ringraziamo come sempre, e si svolgeranno con la presenza del Comune dall'inizio alla fine, per cui siamo molto molto soddisfatte e soddisfatti di essere riusciti a realizzare questi 2 giorni di teatro sociale.